Bentrovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia. Oggi ci occuperemo di sanità e di emergenze sanitarie. Ne abbiamo sentite in quest'estate di tutti i colori su questa nuova emergenza che però in tanti diciamo, cioè, tendono diciamo, a ridimensionare. Vediamo, ne affronteremo, ne parleremo con il nostro ospite che è Antonio Cascio, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale policlinico e virologo che abbiamo conosciuto durante gli anni della pandemia. Ben trovato. Dottore Cascio, allora, il vaiolo delle scimmie è l'ultima diciamo, di queste emergenze sanitarie. Cosa è innanzitutto questa malattia e se ci dobbiamo veramente preoccupare? Allora, è una malattia che è già conosciuta da un bel po' di tempo, però è una malattia che, diciamo, fondamentalmente era ristretta in alcune zone dell'Africa e al di fuori di quelle zone di fatto non la si vedeva mai. Si era visto poi che la malattia fondamentalmente era trasmessa attraverso il contatto con animali portatori del virus. Si chiama monkeypox perché la prima volta, diciamo, è stata trovata nella scimmia, però gli animali maggiormente coinvolti sono i roditori. Ripeto, una malattia che è conosciuta da un bel po' di tempo, ma la novità sta nel fatto che all'inizio di quest'anno, del 2022, abbiamo assistito a un abnorme numero di casi, diciamo, al di fuori delle aree endemiche, e questa epidemia, questo outbreak, come più tecnicamente è corretto dire, ha coinvolto tanti paesi europei, americani, e ha coinvolto fondamentalmente persone che avevano avuto rapporti sessuali con altri uomini, diciamo, quasi esclusivamente sono stati colpiti uomini. Quindi delle caratteristiche un po' diverse da un punto di vista epidemiologico per il fatto che la malattia si è verificata al di fuori dell'Africa. Diverse per il fatto che ha colpito quasi esclusivamente gli uomini, che a maggior ragione hanno avuto rapporti sessuali. E quindi è come se una malattia si è un po', diciamo, quasi trasformata, quindi è diventata leggermente diversa da quella che già si conosceva. Come è arrivato in Europa? Come è arrivato in Europa? E allora sicuramente ci sono stati il focolaio più importante è stato nelle isole della Spagna, dove ci sarebbero stati dei raduni in cui tanti ragazzi avrebbero fatto sesso libero con altri ragazzi, e da là era, diciamo, questi raduni frequentati da persone provenienti da tutto il mondo che poi da lì sono tornate appunto nelle loro città di origine, e quindi fondamentalmente sembrerebbe che questo sia stato un focolaio molto molto importante da cui abbia avuto origine. Ora, se uno dei primi casi, appunto, se là in quelle sorte di festini fossero presenti persone che all'inizio erano state a contatto con animali infetti, questo non possiamo. Possiamo dirlo. Diciamo, non si può parlare proprio di salto di specie perché già noi lo sapevamo che questa malattia colpiva l'uomo, quindi non è una grande novità, però quello che obiettivamente è nuovo e strano è il fatto che la malattia abbia coinvolto soprattutto quelli scritti gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali, e il fatto che le lesioni tipiche di questa malattia, che sono le cosiddette pustole, che sono simili a quelle della varicella per certi versi, però sono più grosse e più tese, sono presenti soprattutto a livello dei genitali, quando invece nella malattia classica fondamentalmente possono essere presenti in tutte le parti del corpo e non preferenzialmente a livello dei genitali. E certe volte. È una malattia grave. E allora no, non possiamo dire che è una malattia grave per fortuna, però ogni tanto qualcuno disgraziatamente è morto pur di questa malattia e in questa epidemia. Diciamo, il vaiolo è una malattia molto molto grave, il vaiolo delle scimmie è una malattia molto meno grave, e questa
epidemia di vaiolo delle scimmie, diciamo epidemia del 2022, un'epidemia un po' modificata appunto nelle sue caratteristiche, di fatto coinvolge tante persone che sono tante volte pauci sintomatici, però hanno semplicemente alcune lesioni e addirittura alcune si sono infettate senza essersene accorte, quindi senza presentare nessuna lesione. Quindi una persona che dovesse avere la malattia ed essere asintomatica, avendo rapporti sessuali con altre persone, può trasmettere questa malattia. E in considerazione del fatto che questa malattia la si trasmette sia con i rapporti sessuali ma anche con i contatti molto stretti, di fatto abbiamo visto che anche persone che avevano indossato il preservativo correttamente si sono infettate. Quindi è un po' più pericolosa dal punto di vista del contagio rispetto ad altre malattie infettive contagiose, diciamo, è molto più, dal punto di vista della contagiosità, è molto, molto più contagiosa dell'infezione da HIV, della sifilide e di tante altre. Quindi l'attenzione deve essere alta. La Sicilia è il limite, no? Dico, per le rotte, diciamo, Lampedusa, per le rotte dei migranti. Ma al momento, da lì, a parte un caso sospetto di ieri, quanti ne sono arrivati, da Lampedusa o dagli sbarchi? Allora, da Lampedusa abbiamo avuto circa 8-10 casi sospetti, ma nessuno di questi casi è stato confermato. Quindi questo è molto importante dirlo, perché giustamente si è creato tanto allarme all'hotspot, tanta paura, perché giustamente qualora ci fosse stato un caso confermato, tutte le persone che avevano viaggiato nella stessa barca della persona infetta erano a rischio, quindi si temeva che si potessero creare dei focolai appunto anche a Lampedusa, ma fortunatamente al momento questo pericolo, diciamo, è stato scampato. Le persone che sono venute con questo sospetto da Lampedusa fino ad ora hanno avuto una forma complicata di scabbia. Ah, ho capito, quindi nulla a che fare col vaiolo. Nulla a Quindi che dico. fare, nulla a che fare da un po', però diciamo che obiettivamente i medici, i colleghi di Lampedusa correttamente si sono insospettiti, perché queste lesioni obiettivamente erano molto, molto simili a quelle del vaiolo. Quindi l'attenzione deve essere alta, è giusto che sia così. Invece i casi che sono stati accertati in Sicilia, che non sono tantissimi, no? Dico almeno quelli che No, sono. sono una Provengono da quindicina. dove? Da dove più o meno? Guarda, fondamentalmente si tratta di ragazzi che hanno avuto rapporti sessuali con altri ragazzi. Il c'è chi è stato a Londra in viaggio, chi è stato in Spagna, chi viene da Roma, ma insomma nulla, nessuno viene dall'Africa. Quindi diciamo che i migranti al momento non portano I questa, così migranti che. al momento non possono essere assolutamente considerati una fonte di rischio di questa malattia. Come si cura il vaiolo delle scimmie? E allora, ci sono dei farmaci antivirali che però purtroppo non abbiamo a disposizione. C'è da dire che fortunatamente per tutti i malati che abbiamo avuto fino adesso sono state forme lievi e qui sono guariti da solo senza nessun reliquato, quindi non c'è stato nessun problema. Ma nel momento in cui dovessero esserci forme gravi, sarebbe giusto avere a disposizione il farmaco, che è un antivirale specifico per questo virus del vaiolo, e verosimilmente lo avremo presto. Ho capito. Così come Se, presto ho il vaccino. ma il vaccino del vaiolo in qualche modo protegge dal vaiolo delle scimmie? Sì, c'è una grossa reattività, una protezione, quindi le persone che 30 anni fa sono state vaccinate per il vaiolo di fatto continuano a essere parzialmente, comunque diciamo sufficientemente protette da questa malattia. Questa malattia che comunque non è come il Covid, che uno rischia di prendersela salendo sull'autobus o stringendo le mani a una È un po' persona. come l'AIDS, no? È un po' come l'AIDS. È un po' come sì, con l'infezione da HIV, e in realtà, come dicevo prima, è molto, molto più contagiosa rispetto all'infezione da HIV.
Perché comunque un momento di trasmissione ci può essere anche con vestiti e con quello che si Non tanto con indossa. i vestiti, diciamo solo un contatto stretto, il Stretto, ho contatto più capito. stretto che c'è il rapporto sessuale, Certo. però anche un contatto pelle su pelle, stringersi, è chiaro, se io vedo una persona che ha delle pustole nelle mani e gli stringo vigorosamente la mano, ovviamente teoricamente il rischio di, anzi, dico, potrei infettarmi, quindi anche da questo punto di vista bisogna stare attenti, però diciamo una persona che ha le pustole nelle mani difficilmente porge la mano per stringere altre Certo. persone. Allora, poco fa lei parlava di Covid, quindi qua passiamo al prossimo argomento. È passata la pandemia? È finita? Stiamo uscendo da quest'incubo? Sicuramente c'è tanto ottimismo giustificato dal fatto che i ricoveri sono sempre di meno, quei pochi ricoveri che ci sono di persone che vengono riscontrate occasionalmente positive perché magari vanno in ospedale perché hanno avuto un trauma, oppure perché devono fare una manovra, qualche procedura invasiva, un'endoscopia, allora si sottopongono al test e vengono riscontrate positive e allora vengono ricoverate magari per questo, però obiettivamente diciamo, persone che si ricoverano a causa della malattia provocata dal SARS-CoV-2 si può dire che non ce n'è più. Le persone la stragrande maggioranza dei casi sono vaccinate con più dosi, tantissime persone hanno contratto l'infezione una volta, c'è cioè, molte due, altre tre, quindi di fatto c'è una sorta di immunizzazione della popolazione che è avvenuta grazie al vaccino e grazie alle infezioni naturali. Quindi di fatto si può dire che la stragrande della maggioranza della popolazione è adeguatamente protetta. C'è da dire che queste varianti che hanno circolato successivamente, insomma, che stanno circolando, sono di fatto meno patogene rispetto a quelle che circolavano prima. Quindi fra persone vaccinate, fra varianti più buone, di fatto non vediamo più casi che necessitano di ricovero. La prudenza però ci deve essere sempre perché ci sono tante persone fragili, persone che hanno neoplasie, persone che sono leucemie, immunodepresse e quindi queste persone, se sono un pizzico sfortunate, possono continuare ad avere delle conseguenze anche importanti dell'infezione. Quindi queste persone è giusto che si proteggano, è giusto che indossino una mascherina quando sono nei posti affollati ed è giusto che siano ovviamente vaccinate ed eventualmente queste persone molto fragili che magari non rispondono nemmeno alle vaccinazioni potrebbero usufruire di un anticorpo monoclonale che si fa per via intramuscolo e di fatto grazie a questo anticorpo monoclonale si trovano in una condizione simile a quella delle persone vaccinate, ovvero hanno gli anticorpi nel sangue che li proteggono per almeno 90 giorni. Allora, Quindi per adesso siamo in estate, dico, e quindi la situazione sta, anche i numeri dico, lo dicono, sta calando di molto. In pochi giorni siamo passati da quasi 100.000 positivi a 36.000, 35.000. Ma che autunno sarà? ma è verosimile che i casi di positività, se li andremo a cercare, aumenteranno. Io dico se li andremo a cercare perché se faremo i tamponi a tutti, diciamo quasi senza motivo, giusto per vedere se qualcuno c'ha in gola qualche virus, lo troveremo positivo e sicuramente nel periodo autunnale. Sia perché chiaramente con l'apertura delle scuole i ragazzi stanno un po' più vicini in classe, in ambiente chiuso, sia perché le temperature si abbassano e quindi le infezioni delle vie aeree sono più frequenti. Sicuramente io non perché voglio fare l'uccello del cattivo augurio, ma è molto È verosimile che fisiologico, diciamo, una cosa. sì, però queste infezioni non saranno infezioni gravi, quindi non. Io sono assolutamente per
raccomandare di stare a tutti ultra sereni, soprattutto chi si è vaccinato, e raccomando la quarta dose di vaccino per le persone, soprattutto per le persone più anziane e più fragili. Personalmente io conto di fare questa quarta dose con il nuovo vaccino a novembre-dicembre, farò una in un braccio farò il vaccino anti-influenzale, nell'altro la quarta dose di Covid. Il fatto che lei farà la quarta dose sarà seguita anche da altri suoi colleghi e altri operatori sanitari? Io ritengo di sì, cioè non è una scelta No, coraggiosa questo o non personale è. in particolare, diciamo, lo ritengo. Già l'anno scorso io ho fatto in un braccio il vaccino anti-Covid e l'altro l'anti-influenzale. Questo non ripeterò esattamente, perché dico fin quando, a meno che non ci saranno ulteriori novità, appunto il virus continuerà a circolare, bene o male si svilupperanno delle varianti leggermente diverse rispetto a quelle che circolavano l'anno prima, un po' come succede con l'influenza. Quindi avere un vaccino possibilmente aggiornato all'inizio della stagione autunnale e invernale, insomma, è secondo me assolutamente conveniente. Comunque dico, quello che lei pensa è che stiamo un po', diciamo, uscendo fuori da Sì, questa situazione. sono assolutamente ottimista e non vorrei vedere più ragazzi con le mascherine a scuola. Questo mi auguro di non vederle più. Quindi non c'è Non più bisogno, diciamo. c'è più bisogno e ritengo che non sia corretto per diversi motivi. Ritengo che sia giusto che indossino la mascherina le persone fragili, quindi se ci possono essere dei ragazzi poverini che hanno dei problemi del sistema immunitario, problemi di altro genere, e quindi sono immunodepressi, non formano gli anticorpi. Allora, queste persone è giusto che vengano, non dico poverini che devono stare isolate dalla classe, ma che stiano un loro banco magari un po' più distanziato dagli altri. Magari loro sì, potrebbe essere corretto che indossino la mascherina, però è assolutamente sbagliato farla indossare a tutta la classe. Tutta la classe. Siccome a Palermo non ci facciamo mancare nulla, adesso ultimamente si parla di legionella. Innanzitutto ci spiega che cos'è la legionella, così poi entriamo Sì, nel la tuo. legionella è un microbo che provoca una malattia che si chiama legionellosi. Ha questo nome, legionella viene dai legionari che tanti anni fa hanno fatto sono riuniti in un albergo, legionari americani, sono usciti da questo albergo con la polmonite e da qui ha preso il nome di legionellosi. Diciamo è un microbo che si sviluppa bene negli impianti del condizionamento dell'aria, negli impianti anche di riscaldamento dell'aria e quindi nei tubi della doccia e quindi fondamentalmente la si contrae respirando questo microbo presente nell'aerosol, soprattutto nei locali con aria condizionata, oppure nelle docce, nei bagni. Non è una malattia nuova, appunto. Dico, di tanto in tanto abbiamo avuto dei casi, anche io questo è stato avuto almeno un caso ricoverato che ricordo proprio all'inizio, a metà estate, un signore anziano l'ha avuto ricoverato con la legionellosi. Può provocare una brutta polmonite questa malattia, altre volte può provocare anche delle infezioni più leggere, e quindi quando sono le infezioni più leggere si chiama malattia di Pontiac, ma poco importa per chi ci sta Comunque non ascoltando. c'è, dico, una situazione di allarme perché ieri abbiamo registrato l'ASP che dice che appunto l'acqua fino al contatore non ha presenza di batterie, quindi il problema nasce all'interno di alcune strutture, perché mi spiegavano succede questo, se una persona sta male in un albergo, in una casa, in un edificio, si comincia a controllare quell'albergo, quella casa, quell'edificio, quindi non una cosa diffusa, dico, si parte dal paziente sempre che ha la malattia e si va a ritroso a cercare dove ha potuto, diciamo, appunto, contrarre la malattia. È quello che è successo a Palermo, in un albergo in centro a Palermo e in un palazzo dove c'è anche un grande quotidiano. E secondo lei c'è da avere paura in questa situazione?
No, paura no, diciamo che dovremmo avere tutti la buona abitudine di sanificare i condizionatori. Diciamo, ci sono dei controlli che vengono fatti routinariamente negli alberghi, negli ospedali, negli edifici pubblici per garantire appunto la salubrità dell'aria e il buono stato di manutenzione appunto di queste apparecchiature. Quindi non c'è nulla di nuovo, c'è semplicemente di stare attenti e applicare appunto quelle che sono le raccomandazioni già conosciute. Quindi non c'è da una buona manutenzione, una buona sanificazione, diciamo, riesce a risolvere i problemi. Io davvero la ringrazio tantissimo per essere stato nostro ospite, spero di averla ancora appunto ospite. Abbiamo iniziato appunto dal vaiolo delle scimmie, siamo passati al Covid, la legionella, diciamo, quindi abbiamo affrontato tutti quelli che sono i temi. Un'ultima cosa, ma in questo inverno, secondo lei, un consiglio che dà a tutti di fare comunque il vaccino per antinfluenzale, soprattutto alle fasce deboli, perché su questi temi Sì, bisogna ribattere continuamente, secondo me. assolutamente sì, è giusto fare il vaccino antinfluenzale, è Anche se giusto abbiamo pure fatto i vaccini Covid, non c'entra nulla, sono due cose. non c'entra nulla ed è giusto fare per chi ancora non l'avesse fatto il vaccino contro lo pneumococco. Lo pneumococco è il microbo che provoca classicamente la polmonite e la polmonite batterica complica classicamente l'influenza. La maggior parte delle persone che muoiono per influenza muoiono per una polmonite pneumococcica che ha seguito un'influenza. Quindi vaccinarsi contro lo pneumococco è una garanzia in E più. questo lo possiamo fare tutti? Sì, lo pneumococco fra l'altro provoca pure l'otite, otite che disgraziatamente certe volte si può complicare pure con la meningite. Noi qua, proprio stamattina abbiamo dimesso qui dall'ospedale un vecchietto con una meningite streptococcica, streptococcica pneumococcica, proprio da questo microbo qua. Quindi sono microbi banali che per fortuna, da cui per fortuna ci si può difendere grazie alle vaccinazioni. Quindi è giusto vaccinarsi, vaccinare soprattutto gli anziani, le persone fragili, le persone che hanno problemi al cuore, problemi ai polmoni. E ricordiamo soprattutto anche una cosa nota, però tante volte non viene fatta, di la vaccinazione alle persone splenectomizzate, chi dovesse aver perso la milza a causa di un incidente o di un intervento chirurgico o per altri motivi, è assolutamente importante che sia vaccinata contro lo pneumococco, contro il meningococco e contro l'emofilus. Perfetto, d'accordo, la ringrazio davvero tantissimo, il nostro tempo è davvero scaduto, io la ringrazio davvero tanto, ringrazio i nostri telespettatori e alla prossima puntata.